Benvenuti in questo breve tutorial dove andiamo a vedere come poter installare Unreal Engine sul nostro PC. Innanzitutto dobbiamo aprire un browser web e digitare il seguente indirizzo, epicgames.com, www.epicgames.com. Una volta che siamo sulla pagina di Epic Games, dobbiamo creare un account Epic Games, se no altrimenti non possiamo scaricare e installare niente. Quindi andiamo su Accedi. Qui abbiamo diverse possibilità, possiamo accedere con Facebook, con Google, con l'account Xbox, PlayStation e così via. E se abbiamo già un account possiamo saltare questa procedura, un account Epic Games, se no altrimenti dobbiamo andare su Iscriviti, perché in questo caso stiamo già accedendo, siccome noi non abbiamo un account, dobbiamo prima iscriverci prima di accedere. Ci iscriviamo, qui abbiamo la possibilità di iscriverci con tutte le piattaforme che abbiamo visto prima, in questo caso vediamo l'iscrizione con la mail. Per quanto riguarda la mail, dobbiamo mettere dove siamo, il nome e il cognome. Il nome è visualizzato quando entriamo con l'account Epic Games. Il nostro indirizzo mail, la password che decidiamo vogliamo avere per questo account e spuntiamo ho letto e utilizzo le condizioni generali e clicchiamo su continua, dovrebbe diventare azzurro. Fatto questo ci viene inviata una mail alla nostra mail dove ci richiede appunto di verificare che quella mail sia proprio la nostra e quindi ci viene dato un codice numerico che bisogna mettere quando poi dopo noi clicchiamo su continua. Fatto questo, una volta che ci siamo registrati all'interno abbiamo fatto un account sul sito Epic Games, possiamo andare a scaricare il nostro launcher. In questo caso vado prima su Accedi, adesso entro con il mio account. Ok. Ecco, questo è quello di cui vi parlavo. Viene inviato appunto in questo caso per verificare la mia mail. Questo non succede sempre, ma ogni tanto ci arriva loro per verificare e chiedono di mettere questo codice che vi arriva tramite mail. Ora lo inserisco. Vado, faccio clic su continua. Ed ora, quando io accedo sempre sul sito di epicgames.com, vedete non c'è più la scritta accedi, ma c'è il mio account, Daniele Barone. Adesso andiamo a scaricare il launcher su cui ottieni i giochi Epic Games. Clicco. Attendo che il mio eseguibile si scarichi. Questo qui, l'Epic Installer, è un programmino che ci permette di installare il launcher di Epic Games. Il launcher, invece, è un programma appunto che permette lo scaricamento di Unreal Engine. Una volta che abbiamo visto che ha scaricato, clicchiamo sulla freccettina, andiamo su Mostra nella cartella e quindi ci mostra il percorso dove questo file è stato salvato. E abbiamo questa icona qua. Qui andiamo a cliccare con il tasto destro e facciamo clic su installa. Andiamo, qui ci dice il percorso dove verrà installato, il launcher. Clicchiamo su installa e attendiamo che, viene installato. Qui diamo sì, questo è un avviso di Windows che, vuole verificare appunto che siamo stati proprio noi a dirgli di installare questo programma. A seconda della connessione e della velocità del vostro PC, questa installazione andrà più o meno veloce. In questo caso è piuttosto lenta perché lo sto facendo su un vecchio PC dove non avevo già l'accesso, quindi riusciamo a vedere tutta la procedura di installazione sia del launcher sia di Unreal Engine.
Qui sotto possiamo vedere che sta scaricando. Una volta scaricato il launcher verificherà se ci sono aggiornamenti da fare. Per quanto riguarda appunto proprio il launcher, anche il launcher deve essere comunque aggiornato. Ci chiede di nuovo di verificare l'installazione Windows. E una volta installato, il launcher parte in automatico, ci chiede di nuovo di accedere con il nostro account. Mettiamo di nuovo i nostri la nostra mail, la nostra password. Accedi ora. Qui ci escono ogni tanto vengono degli avvisi per quanto riguarda dei giochi che vengono distribuiti gratuitamente da Epic Games. E questa è l'interfaccia del launcher. Abbiamo anche un'icona che ci viene creata sul desktop per far partire il launcher, quindi quando lo chiudiamo poi possiamo farlo partire direttamente cliccando due volte sull'icona. E qui adesso noi tramite questo programma possiamo fare tantissime cose, ma adesso vediamo solamente come poter scaricare Unreal Engine. Per poter scaricare Unreal Engine ci portiamo qui, clicchiamo Unreal Engine. E possiamo andare o direttamente qui, Install Engine, oppure ci portiamo su Biblioteca, dove al nostro interno abbiamo le diverse versioni del motore che noi possiamo scaricare, perché possiamo scaricare diverse versioni del motore, possiamo scaricare Unreal Engine 4, Unreal Engine 5 e anche diverse versioni del 4. Quindi andiamo a cliccare sul più, qui ci chiede qual è la versione che tu vuoi installare, in questo caso ci dà l'ultima versione buona per la produzione, in questo caso è la 4.26.2. Possiamo scegliere anche altre versioni, possiamo installarle tutte quante, però non è una buona cosa perché ogni versione occupa diversi giga di spazio, quindi assicuriamoci di avere abbastanza spazio libero sul nostro PC. Sui 40 giga diciamo che stiamo abbastanza tranquilli che installa una versione viene installata tranquillamente. In questo caso, non so, installiamo la 4.26.2, quindi clicco e vado su Installa. Scelgo il percorso dove voglio installare Unreal Engine, in questo caso lo vado a cambiare perché su J ho poco spazio. E mettiamo C. Creiamo una nuova cartella. La chiamiamo Unreal Engine 4.26. Selezioniamo la cartella. Ho cambiato il percorso e adesso vado a dirgli di installarlo. Installa.
Clicco e qui adesso c'è tutto il procedimento di installazione dell'engine. Una volta terminata la procedura di scaricamento e installazione, abbiamo installato la nostra versione di Unreal Engine, la 4.26.2. Ci basta cliccare su Avvia per far partire Unreal Engine. Vediamo anche come poter scaricare un progetto dal marketplace e poterlo far partire sempre tramite la biblioteca del launcher. Andiamo su progetti free, progetti creati da Epic Games Content, e cerchiamo nella barra di ricerca Hour of Unreal Engine, Hour of God. Ci esce fuori questo progetto. In realtà io già l'ho scaricato, quindi il launcher di Unreal si ricorda che già l'ho scaricato e quindi non mi esce il rettangolo con download. Nel vostro caso dovete fare download, poi vi portate nel carrello e ovviamente sono progetti gratuiti. Quindi non bisogna aggiungere nessun tipo di carta per il pagamento, verrà elaborato senza inserire nessun dato. Una volta che avete scaricato il progetto, potete appunto creare il vostro progetto. Se io adesso clicco Crea progetto, mi chiede sempre il percorso dove voglio installarlo e andiamo sempre a dargli, mettiamolo su Unreal Project Document, seleziono la cartella e creo il progetto. Verrà scaricato. Una volta che è stato creato il progetto, ci portiamo su biblioteca e vediamo tra i miei progetti c'è il progetto che è stato appena creato. In questo caso basta fare clic con il tasto destro e fare apri. In questo modo verrà aperto il progetto all'interno di Unreal Engine. Per quanto riguarda la prima apertura del progetto, consiglio a tutti quanti di aprirlo quando si ha un po' più di tempo, soprattutto su hardware non performanti, perché la prima compilazione ci mette molto tempo. E delle volte anche mezz'ora, 40 minuti a seconda appunto dell'hardware. Quindi se pensate di fare una lezione e vi è stato consigliato di aprire questo progetto, apritelo prima a casa e poi dopo qua, così quando lo aprite di nuovo quando c'è la lezione si aprirà in pochissimo tempo perché la seconda volta si trova già tutte le cose già compilate.